Vediamo come si presenta l'interfaccia all'avvio dell'applicazione. La home page presenta delle sezioni, i miei dossier, dove ritroviamo tutti i fascicoli creati nell'abbonamento personale, dossier condivisi con me, raggruppa tutti i dossier che sono stati condivisi da altri utenti. Dossier da delegato. Questa sezione compare solo nel caso in cui si è stati delegati a gestire l'abbonamento di un altro utente e mostra tutti i dossier associati all'abbonamento sul quale si è stati delegati. A sinistra ritroviamo la sezione per delegare altri utenti alla gestione dell'abbonamento. Per aggiungere un delegato bisogna indicare l'indirizzo email, il nome e il cognome. La lista dei fascicoli presenta delle informazioni caratterizzanti i vari dossier: denominazione del progetto, identificativo, codice alfanumerico che identifica il fascicolo, committente, tag che eventualmente sono stati associati al dossier. Ad ogni dossier è associato un menu contestuale che lista le operazioni che si possono effettuare. Duplica offre la possibilità di creare un nuovo dossier che replica la struttura del fascicolo scelto. Modifica è possibile modificare le informazioni associate al dossier, come la denominazione del progetto, l'identificativo, il committente. Elimina per eliminare definitivamente il dossier, sposta per riorganizzare l'ordine della lista. In alto a destra ritroviamo la sezione per la ricerca e il filtraggio dei dossier. Utilizzando la barra di ricerca è possibile filtrare i dossier con delle keyword. Attraverso il tag filter è possibile filtrare i dossier utilizzando i tag associati. La soluzione mette a disposizione una mappa GIS dove si ha la possibilità di ritrovare i dossier localizzati attraverso dei marker che diventano il punto di accesso al fascicolo. In basso a destra ritroviamo la funzionalità per creare nuovi dossier.